Visto come abbiamo giocato, visto le occasioni che abbiamo avuto, la partita abbiamo perso 2 punti. Se pensiamo che il loro portiere è stato il migliore in campo, questo la dice lunga sulla partita. Ma bloccando le fasce dove sapevamo che loro spingevano molto e soprattutto anche i due esterni, quando tagliavano verso dentro ci eravamo preparati molto bene. E devo dire che poi anche lì partendo li abbiamo messi in grande difficoltà. Forti, compatti, difficili da passarci, questa deve essere la squadra che noi dobbiamo andare avanti in questo modo qui, anche perché abbiamo delle caratteristiche importanti. Chi c'era, non c'era, hanno fatto bene tutti, ha fatto una grande partita, è il merito di tutti dei ragazzi. Mancano 6 punti, dobbiamo arrivarci il prima possibile. Grazie, grazie. Una cosa, alla vigilia un punto che credo sarebbe stato preso volentieri vista la forza di questo Crotone, che aveva detto la squadra che gioca il miglior calcio del campionato, posteriori però c'è un po' di rammarico perché Carpi ha costruito davvero tantissimo. Eh sì, rammarico grosso perché tante occasioni così, fuori casa, contro una grande squadra, è difficile farle. È un piccolo rammarico ce l'ho perché noi, alla parte latina, abbiamo sempre fatto delle ottime prestazioni dove non abbiamo raccolto per quello che noi meritavamo. Lorenzo, alla vigilia un punto qui all'uscita, campo difficilissimo, era probabilmente da sottoscrivere, a posteriori però forse c'è un po' di rammarico perché si è visto un grandissimo Carpi che non ha concesso niente e invece ha creato tanto. Sì, è vero, abbiamo fatto una grande partita e se c'era di sicuro una squadra che doveva vincere quello eravamo noi, però portiamoci a casa questo punto e questa grande prestazione e ora pensiamo solo al derby. Una partita che è stata preparata alla perfezione perché davvero Colombi non ha praticamente dovuto fare una parata nonostante le tante assenze di formazione con cui si è dovuti scendere qui in Calabria. Il Carpi ha dimostrato che chiunque scende in campo è sempre all'altezza. Ma sì, questa è la nostra forza del gruppo, che chi manca, chi va in campo, chi va in panchina, chi va in tribuna e tutto, danno tutto il 100%, quindi su questa cosa non c'avevo dubbi su chi scendeva in campo oggi. Abbiamo fatto un gran punto e poi c'è un po' di rammarico. Le ultime partite Pasciu hanno certificato che il Carpi è tornato quello vero, quello bello del girone di andata. Sì, è vero, però ora dobbiamo pensare a far più punti possibili per salvarsi. Oggi potevamo fare 3 punti, però cercheremo di fare 3 punti col Modena giovedì. Sì, oggi veramente una partita dove quasi non ho toccato palla, anche se bisogna dire la verità che per noi portieri queste forse sono le partite che nascondono più insidie, perché magari arriva un tiro alla fine e devi essere pronto, soprattutto in una partita come questa con un risultato fermo sullo 0-0 fino appunto all'ultimo, quindi bisogna sempre stare sul pezzo. Però questo vuol dire che insomma la mia squadra ha giocato molto bene e forse meritava anche qualcosina in più, però insomma andiamo via da Crotone su un campo difficile contro una squadra molto forte con un punto prezioso. Sì, ma dicevi giustamente punto prezioso, alla vigilia credo che si sarebbe firmato visto che anche mister Pilon aveva detto che il Crotone è la squadra che gioca il miglior calcio del campionato, posteriori però c'è un po' di rammarico. Sì, magari un po' di rammarico per come è andata la partita, però insomma ricordiamoci che dobbiamo salvarci e ricordiamoci che il Crotone quest'anno sta facendo un campionato fantastico, quindi va bene questo punto, adesso pensiamo al derby. Venendo a giocare qui a Crotone con questa personalità, c'è un po' di rammarico per non essere attaccata al treno di quelle 10 là davanti che si giocheranno i playoff? Ma un po' di rammarico sì, perché abbiamo fatto un periodo il mese di marzo dove veramente abbiamo buttato via tanti punti, a volte giocando anche bene, a volte perdendo meritatamente, però la classifica è questa, dobbiamo essere realisti e dobbiamo cercare di strappare più punti possibili in tutti i campi proprio per arrivare il prima possibile ai 50 punti, poi si vedrà.